Nonomiya Chi. Cronaca del Nonomiya. Saggio presente nel libro Onnamen, Maschere di donna, di Enji Fumiko. Il luogo chiamato Nonomiya si trova a Sagano, nella parte occidentale di Kyoto, ed è conosciuto grazie a opere come il Genji Monogatari. Anticamente era usato come eremo sacro in cui aveva luogo la purificazione della figlia dell'imperatore o di una principessa imperiale quando si allontanava dalla propria residenza prima di lasciare la capitale per servire come grande sacerdotessa al santuario di Ise. La scelta di una fanciulla di lignaggio imperiale è probabilmente legata alla tradizione sciamanica dei medium, per la maggior parte donne, che nei tempi antichi trasmettevano gli oracoli divini. Durante un recente viaggio a Kyoto, sulla via del ritorno da Harashiyama, mi venne il desiderio di visitare almeno una volta i resti del Nononomiya, legati al Genji e ai testi del No. Mi misi a cercarlo, aggirandomi qua e là nei dintorni dello Shakado, fin quando, sulla sinistra di un viottolo che attraversava un folto boschetto di bambù, mi ritrovai davanti a un antico trascurato recinto segnalato da una piccola stele ancora eretta, con inciso Nonomiya Jinja. Poco discosto, in una zona leggermente elevata, col tetto di paglia ricoperto dal muschio giunto ad avvolgere di verde perfino le travi incrociate di sostegno della copertura, sorgeva un modesto edificio che sarebbe stato meglio definire tempietto più che santuario. A sinistra era posta una lanterna e a destra una pietra con l'iscrizione «Resti del santuario della grande sacerdotessa». Di fronte aveva un torii di legno grezzo, con la corteccia erosa dagli insetti, ed era circondato da un basso steccato di sterpi. Alle spalle della costruzione si scorgevano alberi di sughi e scii così fitti che alcuni restavano addirittura inclinati senza cadere. Il terreno era in uno stato di completo abbandono. Non sembrava spazzato da tempo ed era ricoperto da foglie cadute. Lì vicino un vecchio pozzo di pietra, munito di carrucola. Provai a guardar dentro, e nell'acqua profonda dal colore indefinibile si riflesse indistinto solo il bianco contorno del mio viso. Un tubo di bambù portava l'acqua fuori dal pozzo e finiva nella concavità di una pietra fornita del rituale mestolo, ma non pareva esservi alcuno intenzionato a usarlo. Presso l'ufficio del santuario al di là della strada mi informarono che, secondo un'antica tradizione, per quel torii si utilizzava legno di quercia Kunugi trasportato dal monte Atago. Pareva questo il motivo per cui si era conservato almeno un po' la forma originaria del Nononomiya, grazie anche a citazioni come torii di legno nero, recinzioni di arbusti, contenute nel Genji e nei testi di No. Sempre nell'ufficio del santuario, un anziano, dall'apparenza del luogo, mi disse che questa zona, più di quanto già non lo sia tutta la parte di Saga, è ricca di bambù, del tipo chiamato Nonomiya Dake, che è considerato per antonomasia il migliore di tutto il Giappone. Nutrivo da molto tempo un interesse straordinario per il Nononomiya, ma quando vi giunsi, rimasi delusa. Non pareva neppure l'ombra dell'augusto sito che doveva essere stato il ritiro delle principesse. Infatti, abolita nel Medioevo l'istituzione della sacerdotessa di Ise, era venuta a mancare la necessità di un luogo isolato in campagna in cui condurre un periodo di astinenza
prima del definitivo abbandono della capitale. E di conseguenza il santuario, situato nei dintorni di Kyoto, devastati da innumerevoli incendi durante i disordini dell'era Onin, compiutasi tra il 1467 e il 1477, era caduto in declino. Era quindi naturale che fosse famoso solo come luogo storico, grazie a quel poco di fascino letterario e teatrale che gli rimaneva. Anche il mio attaccamento per il Nononomiya non consisteva nel ricercare le tracce storiche della grande sacerdotessa. Il vero motivo non era altro che il profondo affetto per un personaggio del Genji Monogatari, Rokujō no Miyasudokoro. Secondo le ultime ricerche di vari studiosi, tra cui il professor I e il professor Tsu, ciò che formava il punto nodale del Genji sono le storie di Kiritsubo, di Fujitsubo e di Murasaki, mentre Rokujō viene trattata come un episodio marginale ed è considerato un personaggio cattivo alla pari dell'imperatrice madre Kokiden. Per quanto mi riguarda, invece, non penso sia possibile sottovalutare il ruolo di Rokujō nell'ambito dell'opera. Sento il dovere di fare qualcosa per questa figura femminile che mi ispira compassione per come viene giudicata. Debbo riconoscere che l'obiettivo principale dell'autrice del romanzo è la maturazione umana di Hikaru Genji, il principe splendente, e le sue relazioni amorose con donne della stessa stirpe, Fujitsubo, Murasaki e Nyo-san, ponendo il complesso edipico del principe al centro della vicenda. Tuttavia, chi, come una sciamana di antica tradizione, muove Genji, in cui scorre sangue imperiale, è il personaggio di Rokujō. Attraverso l'intera opera, la sua presenza diventa un motivo alquanto dissonante, che indubbiamente porta però a compimento quella grande sinfonia che è il Genji Monogatari. Il nome di Rokujō appare per la prima volta all'inizio del capitolo intitolato Yūgao, Fiore della Sera, all'epoca in cui si recava in segreto a Rokujō. A questo punto si intuisce che Genji ha già stretto una relazione amorosa con la dama di Rokujō, di 8 anni maggiore di lui e vedova dell'ex principe ereditario. Quando l'autrice del Genji fa comparire per la prima volta i principali personaggi femminili, si dà cura di presentarli in modo approfondito. È ben noto che le varie scene del primo incontro di Genji, rispettivamente con Yūgao, Utsusemi, Oborozukiyo e così via, sono tracciate in modo talmente mirabile che pare di vedere degli splendidi fiori uno diverso dall'altro. Come mai allora soltanto per Rokujō non viene svelato l'inizio della sua storia d'amore? È molto strano, tanto da far supporre che quella parte del romanzo sia andata perduta. Motori Norinaga deplorava questo fatto, a tal punto che, ispirandosi ai capitoli seguenti, scrisse un brano intitolato Tamakura, il braccio per cuscino, in cui descriveva come Genji avesse conquistato l'amore di Rokujō. Ritengo che questo scritto sia l'espressione dell'affetto di Norinaga per lei. La dama, allora sedicenne, giunse a corte in sposa al principe ereditario, fratello minore dell'imperatore padre di Genji. Il genitore di Rokujō viene citato solo come ministro, ma dato che alla fanciulla era stato assicurato che come moglie dell'erede legittimo sarebbe divenuta in breve tempo imperatrice e quindi al centro della vita di palazzo, non si poteva dubitare che fosse una nobildonna in cui si combinavano bellezza, cultura e altissimo lignaggio. Dall'unione col principe imperiale nacque una bambina,
ma egli rinunciò alla corona per circostanze ignote e si mise a condurre una vita opulenta da giovane aristocratico, senza responsabilità. Da quel momento Rokugyō perse quel prestigio che avrebbe dovuto rifulgere su di lei. L'orgoglio della bella, nobile signora, che era stata educata con l'ideale di essere ammirata e riverita come imperatrice, ne uscì ferito. Per di più, poco tempo dopo, l'ex principe della corona spirò, lasciando sole la giovane moglie e la piccola principessa. Il padre di Genji, l'imperatore Kiritsubo, provando compassione per la condizione in cui Rokugyō era caduta, la invitò a trasferirsi alla sua corte insieme con la figlia, ma la dama non accettò. Probabilmente il suo orgoglio non sopportava l'idea di vedersi ridotta al rango di seconda o terza concubina dell'imperatore. Stabilitasi dunque in una grande magione del sesto quartiere, la dama di Rokugyō conduceva una vita ritirata ma elegante, dedicandosi all'educazione della figlia e senza sapere affatto quale sarebbe stato il loro destino. Eccellente calligrafa, brillante poetessa e letterata, la sua cultura perfetta si estendeva fino alla musica, all'abbigliamento e agli oggetti più squisiti per un'abitazione, sì che una raffinata armonia coinvolgeva anche le dame di compagnia e la servitù fino ai livelli più bassi. Teatro di eleganti passatempi, la residenza veniva frequentata con una sorta di ostentazione da giovani principi e aristocratici, tanto che si usava dire recarsi in incognito dalle parti del sesto quartiere. Un'atmosfera che non ammetteva la minima grossolanità avvolgeva di un forte profumo tutto ciò che ruotava attorno a Rokugyō. Pareva destinata a trascorrere il resto della vita immersa in una delicata luce simile al chiarore di un lungo crepuscolo della prima estate. Ma il pallido lucore di questo tramonto venne sconvolto dall'apparizione del giovane, sfolgorante Genji. Il principe, che già aveva stretto una relazione segreta con Fujitsubo, consorte dell'imperatore suo padre, non esitò a parlare d'amore a colei che era la vedova dell'erede legittimo. Per Genji, che bruciava di un amore irrealizzabile per Fujitsubo, di 6 anni maggiore, la bellezza e l'intelligenza ben note di Rokugyō, in passato destinata a divenire imperatrice e che oltretutto aveva 8 anni di più, erano attrattive che lo spronavano a farsi avanti più che a ritirarsi. Voleva avere con lei un grande amore, perché assomigliava più di qualsiasi altra a Fujitsubo. A quest'ultima l'accomunava una tale riservatezza che la rendeva non facile da conquistare e quindi ancor più desiderabile. Ma l'infelicità giunse con la realizzazione del sogno amoroso. Infatti, per quanto Fujitsubo e Rokugyō fossero di pari bellezza, educazione e nobiltà, la loro essenza femminile più profonda, che pur aveva prodotto una somiglianza esteriore, era di natura del tutto differente. Fujitsubo lasciava che il proprio essere si abbandonasse all'uomo amato, mentre Rokugyō non era donna disposta all'arrendevolezza. Anzi, possedeva una personalità troppo spiccata per annullarsi in un uomo. Questo fatto, pur mascherato sotto la raffinata educazione, doveva essere stato sgradevolmente percepito dopo la loro unione fisica da una persona sensibile come Genji. Quanto alla signora di Rokugyō, che dapprima gli era parsa inaccessibile, sarebbe stato crudele cambiare atteggiamento e mostrarsi indifferente proprio ora che ne aveva vinto le resistenze. Così descrive l'autrice, in una prosa deliberatamente vaga,
la disarmonica relazione amorosa tra Genji e Rokujo. I commentatori spiegano come la dama avesse un carattere estremamente geloso, vendicativo, e che il principe la sfuggisse perché non lo sopportava. Nel romanzo si narra come lo spirito maligno della nobile Rokujo, ancora vivente, tormenti la moglie di Genji, Aoi Noe, e la perseguiti fino alla morte. Un perfetto esempio dell'oscuro sinistro karma femminile, secondo la visione buddista. Io penso tuttavia che l'autrice abbia scritto il Genji non disprezzando del tutto Rokujo. Ne è la prova il fatto che, malgrado la relazione del principe con la dama si fosse inevitabilmente raffreddata dopo la morte di Aoi Noe, avendo egli visto con i propri occhi l'azione distruttiva del suo spirito vendicativo, quando più di un anno dopo Rokujo decide di andarsene a Ise con la figlia divenuta grande sacerdotessa, Genji si reca alla residenza di Nonomiya per dire loro addio. In tutto il romanzo questo brano è considerato sublime per il modo in cui viene espresso il dolore della separazione. E infine, la poesia di saluto che egli fa recapitare al palanchino delle due dame nel giorno della loro partenza e la lirica di risposta che Rokujo compone di fretta in un temporaneo riparo durante il viaggio sono gemme poetiche commoventi per l'afflato emotivo. Ciò che ha fatto scivolare nell'infelicità il rapporto amoroso tra i due amanti è l'intensità dell'egocentrismo della donna, che neppure i sentimenti di un uomo splendido e brillante come Genji riescono ad attutire. E nello stesso tempo, poiché a quell'epoca l'educazione impartita alle dame delle classi più elevate limitava qualsiasi tipo di azione, pare che la sua forte personalità non potesse manifestarsi se non come spirito persecutore. Genji sembrava accettare l'egoismo e la tenacia di Rokujo, considerandoli quasi normali. Ammesso che lo spirito impadronitosi di Aoi Noe fosse quello di Rokujo vivente, la figura spettrale apparse in seguito a fianco del letto in cui giacevano malate prima Murasaki e poi Nio-san, non può forse essere considerata, più che un fantasma, una manifestazione del demone originato nel cuore dello stesso Genji, dalla consapevolezza di non aver saputo placare Rokujo? Stanco della forte personalità di lei, nello stesso tempo continua a nutrire timore per i tradizionali poteri medianici femminili che la donna possiede. Invece di prenderne la figlia come concubina, la offre in moglie all'imperatore in ritiro Reizei, in modo che la fanciulla erediti il luminoso destino mondano che sarebbe spettato alla madre. Ma, pur cercando di placare l'anima di Rokujo, rendendo un servigio a una persona del suo sangue, il fardello del peccato imperdonabile nei confronti della dama pesa su Genji fino alla sua maturità. Se così non fosse, perché dunque proprio nel momento in cui l'animo di Genji è più triste, quando Nio-san si ritira in convento dopo aver dato vita al seme dell'adulterio con Kashiwagi, il fantasma vendicativo di Rokujo dovrebbe parlare beffardo per bocca di una servetta? Finalmente almeno una si è fatta monaca. Quando Murasaki si salvò, soffrì di gelosia e invidia per la vostra gioia, così che rimasi celata in questo palazzo. Ma ora che il mio animo si è placato, posso anche andarmene.
Così Rokugyō ha avuto la sua atroce vendetta. Anche se i lettori avranno potuto ritenere che il successo della figlia divenuta imperatrice avesse già da tempo estinto il tenace risentimento della madre, l'autrice fa riapparire qui Rokugyō come l'unica che non sia riuscita a riappacificarsi con Genji. In questo senso Fujitsubo e Murasaki sono donne che dissolvono tutto di sé nel doloroso tormento di accettare gli uomini, facendo così sbocciare in loro il fiore dell'amore eterno. Al contrario, Rokugyō è una Ryō-no-onna, una donna spirito. Si consuma nell'incapacità di annullare il proprio ego nell'amato. E solo attraverso l'inconscia facoltà possessiva del suo spirito demoniaco trasmette agli altri la propria volontà senza ricorrere ad azioni vere e proprie. Dopo la partenza per Ise di Rokugyō, in seguito alla nomina della figlia a grande sacerdotessa, l'imperatore padre morì, così che ben presto si rafforzarono le fazioni ostili a Genji. L'imperatrice Fujitsubo si ritirò in convento e venne scoperta la storia d'amore del principe Konoboro Tsukiyo. Giunsero quindi per lui giorni di grande sfortuna. Privato infine della posizione a corte e del rango, dovette passare un periodo, il peggiore della sua vita, in esilio a Suma. In un certo senso si può dire che anche tutto questo fosse collegato alla maledizione di Rokugyō. Naturalmente non era certo intenzione della dama far cadere in disgrazia Genji, che era l'oggetto del suo amore. Infatti, anche dopo il trasferimento a Ise, la corrispondenza fra i due prosegue senza interruzione. Il potere demoniaco insito nel profondo della natura di Rokugyō era a lei stessa ignoto, e non avrebbe mai pensato di comportarsi tanto selvaggiamente da giungere fino al letto in cui Aoi giaceva ammalata, afferrarla per i capelli e scatenarsi a percuoterla. È vero che odia e maledice nel profondo la rivale, ma questo è un segreto confinato nei recessi del cuore della reale Rokugyō. Tuttavia, malgrado ella creda che i suoi anatemi non si possano mai tradurre in azioni concrete, un giorno il suo accanito sentimento prende forma precisa e colpisce la rivale in modo così risoluto da sbalordirsi ella stessa del proprio terrificante potere. Quando Genji, confinato a Suma, si trova costretto a una vita priva di presenze femminili, molte donne da lui amate gli inviano lettere nelle quali la sua solitudine trova conforto. Tra esse, le più lunghe e appassionate, scritte su innumerevoli fogli di preziosa carta Michinoku, sono quelle di Rokugyō. Probabilmente perché vivendo a Ise, la consapevolezza di essere persona caduta dalle celesti spiagge ha ridestato al massimo livello le sue capacità poetiche. E Genji, anche egli in una situazione avversa, viene commosso dalle splendide qualità liriche della dama, così che il suo cuore corre spesso al lontano santuario di Ise. Qui l'amore egoistico della donna, invece di manifestarsi in violenti atti di possessione spiritica, sublima le sue capacità letterarie che si effondono in poesie di grande bellezza. Ma l'ego di Rokugyō non sa controllare in modo filosofico il rapporto fra se stesse e gli altri. È incapace di quietarsi in una rassegnazione di tipo religioso e fluttua continuamente tra poesia e possessione. Dopo essersi trasferito da Suma ad Akashi, Genji ha quasi del tutto dimenticato l'avversione provata per Rokugyō. E quando incontra per la prima volta Akashi no Ue,
il turbamento suscitato dal suo aspetto elegante e così descritto. Ciò che vagamente percepiva di lei gli ricordava la dama di Ise. Il pensiero della somiglianza con Rokujo non frena i sentimenti di Genji, che inizia con Akashi quella dolce vita amorosa mancatagli per qualche tempo. Dopo che la dama ha dato alla luce una bambina, la chiama Kyoto presso di sé, seconda soltanto a Murasaki. Figlia di un governatore di provincia di basso rango, nata ed educata in campagna, Akashi Inoue si vergogna profondamente della propria posizione sociale se paragonata ad altri amori di Genji e vive una vita molto ritirata, ma a confronto delle altre mogli e concubine possiede una superiore, intima fierezza. La sua abilità nel koto e nel biwa è pari a quella dei migliori maestri e, pur considerando modesta la propria estrazione, non dimentica orgogliosamente di avere fra gli antenati anche ministri e principi imperiali. In altri termini, la sua ritrosia è la reazione di un forte amor proprio a un complesso di inferiorità. Per esempio, ella è di uno stampo del tutto differente da Hanachiro Sato, altra donna amata da Genji. Pure questa dama sin dall'inizio ritiene nel profondo del cuore di non essere adatta a lui, di non meritarne l'amore. Ma per il suo carattere passivo è una donna di scarso temperamento che vedrà finire la propria storia in modo ben diverso. Anche quando Genji decide di far educare dalla propria moglie Murasaki la figlia avuta con la dama di Akashi per prepararla a un futuro matrimonio con l'imperatore, pur versando molte lacrime, ma con la saggia consapevolezza che ciò porterà alla bambina un'esistenza fortunata, Akashi sopporta il sacrificio di separarsi da lei. Possiamo dire che il suo amore sia temperato da una viva intelligenza e che ella possieda una serena, distaccata capacità di giudizio tale da porla in grado di vedere se stessa obiettivamente. Questa intelligenza pratica fa sì che, invece di concedere al proprio io di esprimersi attraverso manifestazioni sovrannaturali al pari di Rokujo, trovi pace perfezionando abilmente la propria indole poetica. Nel capitolo Hatsune, il primo canto dell'anno, Akashi appare intenta a scrivere qualcosa nello stile dei Monogatari. Anche in questo talento letterario risaltano le qualità descrittive e liriche che accomunano la dama di Akashi a quella del sesto quartiere. Ben lontana, grazie al suo realismo, dalle ossessioni di Rokujo, Akashi viene amata per tutta la vita da Genji, che la considera persona di sconfinata, profonda sensibilità. Solo a tratti il principe prova un sentimento di fastidio, nei rari casi in cui la personalità della dama, sempre controllata, emerge senza che ella se ne accorga, sì da farla apparire come donna poco gradevole. Ad esempio, una volta, poco dopo l'arrivo a Kyoto di Akashi, Genji era andato a trovarle. In procinto di andarsene, mentre la bambina lo abbracciava, chiede alla nutrice: «Perché la dama non è venuta a salutarmi?» Al che questa gli risponde che la signora è angustiata, a tal punto da non riuscire a muoversi. Il principe trova irritante tale atteggiamento e in cuor suo critica queste arie troppo aristocratiche. Il contegno della donna assomiglia molto all'eccessiva emotività di Rokujo. Anche nel brano in cui Genji si reca a trovare Akashi il mattino dopo un tifone, pensando di trovarla al pari delle altre dame, terrorizzata dalla violenza del vento e della pioggia,
Egli resta sconcertato nel vederla seduta composta in ordine come ogni altro giorno. Quell'indipendenza di donna che non sa concedersi al totale abbandono di un uomo. Quell'energia profonda in comune con Rokujō suscitano l'avversione di Genji. Un'altra donna assomiglia a quest'ultima. È la principessa, poi divenuta imperatrice, Akiko Nomo, la figlia avuta dall'ex principe ereditario. La sua personalità mostra aspetti di affascinante eleganza, senza peraltro avere il carattere irrisoluto della madre. Genji mantiene la promessa a Rokujō di non fare di sua figlia una propria amante. E anche quando costei diviene imperatrice dopo il matrimonio con l'imperatore in ritiro Reizei, figlio adulterio di Genji e di Fujitsubo, egli la protegge e tra i due si sviluppa una sorta di amore platonico. In occasione di un incontro con Akiko Nomo dopo la morte di Murasaki, ciò che fa sospirare al principe: in questo mondo per me privo d'ogni interesse, questa dama è la sola compagna a cui poter aprire il mio cuore. È proprio il suo fascino raffinato, capace di evocare anche nell'ormai maturo Genji i pensieri più nostalgici. Insomma, l'imperatrice Akiko Nomo è una nobile donna emotiva, ma priva della violenza insita nel carattere di Rokujō, in grado di invasare l'animo altrui. Akashi controlla il proprio egocentrismo attraverso la consapevolezza dell'inferiorità derivante dal suo stato sociale ed è una donna pratica che vive in un mondo di buon senso. Tuttavia, sebbene in entrambe esista un aspetto del carattere di Rokujō, esse hanno col principe un rapporto profondo, destinato, come descritto nel romanzo, a durare per tutta la vita senza che Genji mostri mai segni di stanchezza verso di loro. Si nota da questo comportamento che il suo carattere è alla continua ricerca di donne di grande orgoglio e dignità, il cui modello è la nobile Rokujō. Nella raccolta di liriche di Murasaki Shikibu, accompagnata dalla nota seguente, recitata vedendo un dipinto in cui lo spirito vendicativo della prima moglie, che ha invasato la seconda, viene esorcizzato con preghiere e riti, vi è la poesia. Di lei morta subisce il rancore o lo tormenta nel suo stesso cuore, forse un demone? Malgrado quella fosse un'epoca in cui si credeva alle possessioni da parte di spiriti, leggendo questa lirica viene alla luce il lato realistico di Shikibu, che non crede a contatti di tipo medianico, ma vede l'influsso maligno, Mononoke, come azione riflessa della coscienza della stessa vittima. Ma allora perché l'autrice del Genji ha rappresentato nel suo romanzo con tale vivida incisività qualcosa in cui a lei stessa riusciva difficile credere? Si può ritenere allora che, in contrapposizione agli uomini, abbia riunito l'annullamento di sé, portato all'estremo limite con l'antico tradizionale potere sciamanico delle donne. Ai nostri giorni quelle loro facoltà appaiono inaridite, scomparse, e se invece fossero ancora ben presenti nella capacità delle donne di manovrare il sesso forte, questo potere, come afferma il buddismo, è il loro karma, la loro illusione, in definitiva forse la loro sventura. Esso tuttavia è collegato alla natura femminile, un flusso di sangue che scorre sempre vivo di generazione in generazione.
Così come esiste un archetipo muliebre amato dagli uomini attraverso i secoli, nello stesso modo vi deve essere un genere di donna da essi eternamente temuto, possibile proiezione dei mali insiti nella natura maschile. E Rokujō ne è il simbolo.